E bentornati in Hollow Knight. Nello scorso episodio abbiamo esplorato Verde Via ed oggi continuiamo a seguire gli ordini, quello decretato, gli insegnamenti del nostro Wanderer's Journal e andremo a esplorare i Fungal Wastes, che in italiano non mi ricordo come si chiama. In inglese è Fungal Wastes, ma in italiano deve essere funghi qualcosa. Non so cosa sia in italiano, adesso andremo a scoprire. La scorsa volta abbiamo avuto un episodio molto interessante perché abbiamo finalmente incontrato come personaggio Ornett, che è molto importante. Abbiamo pure un pochino parlato di lore con quello che riguarda la creazione di Verde Via e cose simili che comunque andremo a esplorare meglio anche in futuro, perché non abbiamo ancora fatto ogni singola cosa in Verde Via. Dovremo recuperarle in un episodio futuro, appunto. E appunto oggi dobbiamo andare ai Fungal Wastes. Ma prima di fare quello c'è una cosa comunque anche voglio discutere e voglio anche vedere. Perché se non sbaglio, esatto, Zote è qua. Ehi tu, perché ti aggiri nell'ombra? Sì, i tuoi occhi non ti ingannano. Sono Zote il potente, cavaliere di gran fama. Trema davanti a me. Mentre tu ti nascondevi nel tuo lurido villaggio, io mi sono avventurato nell'oscura fossa sotto di noi e ho battuto una grossa bestia. Aveva mandibole affilate e maniere offensive. Sì, sì, gloria a me, ma non ho tempo per la tua adulazione. Devo riposare e prepararmi per il mio prossimo viaggio. Quel vecchio sciocco laggiù non dice altro che idiozie. A quanto pare pensa che nelle caverne là sotto perfino l'aria sia letale. Forse dovrebbe considerare l'idea di non respirare. Parla sempre anche di sogni. Pff, i sogni sono per chi è troppo debole per vivere davvero. Che squallido villaggio. L'aria è appestata e i paesani hanno occhi crudeli. Me ne tornerò giù il prima possibile. Mi sa che non dice altro. Esatto. Appunto, Zote è praticamente simile al nostro personaggio. Quindi è una razza di insetto che rappresentiamo noi. Chi siamo veramente noi? Perché abbiamo iniziato a parlare del mondo, ma non sappiamo chi siamo noi. Siamo venuti qua dentro e stiamo andando avanti. E Ornett, la boss fight della scorsa volta, ci ha chiamato fantasma e ha detto che sapeva cosa stavamo per andare a fare. Ma cosa stiamo per andare a fare? Non sarà molto attuale, però sono cose interessanti. Un'altra cosa che voglio andare a controllare, perché non l'ho ancora fatto finora e si può fare: se faccio così io posso comprare, ma se vado qua posso pure parlare ai personaggi. Cosa che per il momento non avevo ancora fatto. Quindi Iselda, tra tanti posti in cui trasferirsi abbiamo scelto proprio questa città tetra. Pensavo fosse solo per un breve periodo, ma mio marito ha sviluppato una vera ossessione per quelle vecchie rovine. Ora sta tutto il tempo lì sotto. Dice che la cartografia è un vero affare, ma in realtà, a parte te, quali altri clienti abbiamo? Ti diverti nelle rovine? A volte mio marito parla di Nido Sacro come di un posto meraviglioso, ma altre volte sembra piuttosto un luogo spettrale e pericoloso. Volevo appunto vedere cosa mi dicevano i personaggi, perché sono curioso di vedere se mi dicono niente di nuovo. E se adesso anche non mi dicono niente di nuovo, in futuro potrebbero farlo. Quindi è meglio consumare subito tutti i dialoghi per sicurezza in previsione del futuro. Vedo che hanno aperto un negozio di cartografia proprio qua accanto. Immagino che un po' di sana concorrenza non faccia male. Forse dovrei mettermi anch'io a vendere mappe. O sarebbe un po' aggressivo da parte mia? Tutto è lecito quando si tratta di Geo. Quindi probabilmente non dico nulla di importante. Però è una cosa che dobbiamo tenere a mente. In futuro potrebbero dire una cosa importante. Lui però, Gerontias, lui c'ha un sacco di roba da dire. Oh, il nostro mercante è tornato. È appena arrivato. Spero di sentirgli raccontare storie grandiose dei tempi trascorsi laggiù. Ma sembra che non ricordi quasi nulla. Forse quello che ha visto è stato troppo per lui. Se ti interessano i suoi articoli, fa molta attenzione. È spietato negli affari. Non ha concorrenti, è questo il problema. Non c'è libero mercato, non che noi se ne lamenti. Non avrei mai immaginato di assistere a un simile evento. La stazione dei coleotteri è aperta. Perfino ai miei tempi quell'edificio era chiuso e silenzioso. Oh, ho sentito delle storie su quei tunnel gloriosi. Attraversavano tutto il reame. Non che io abbia intenzione di usarli. Sono abbastanza soddisfatto di dove mi trovo. Sei già stato al tempio? Ho sentito dire che è uno strano edificio, anche se non ho mai osato andarci. I più coraggiosi tra noi ci andavano per pregare una volta. Dicevano di sentirsi in pace tra quelle mura. Dopo un po' hanno smesso di andarci. Mi chiedo cosa sia cambiato. Il tempio dell'uovo nero che abbiamo incontrato i sentieri dimenticati, ovviamente. Una giovane coppia si è da poco trasferita nei pressi della stazione. Hanno aperto un negozio di strumenti per la cartografia. Un avventuriero come te potrebbe trovarci cose davvero interessanti. La moglie è molto alta, così ho consigliato loro di comprare una casa più grande, anche perché sono tutte vuote. Ma loro preferivano quella. Il modo in cui lei si abbassa per poter entrare nella porta, però, io non potrei sopportarlo. Le mie conoscenze su Nido Sacro possono essere un po' vaghe, però mi sembra di ricordare che sotto queste caverne frondose si trovi un bosco di funghi. Una volta era la casa di creature pacifiche, non del tutto insetti e non del tutto piante. Sarebbe il caso di darci un'occhiata, non trovi?
Purtroppo c'è un inconveniente. Il puzzo di quel luogo è terribile. Un tanfo nocivo pervade l'aria. E questo qua è tutto quello che ci dice Geronte per il momento. Esattamente. Il posto che adesso andremo a visitare è esattamente quello. Tra l'altro questa casa qua, non so se l'ho mostrata in video, quindi la mostro per sicurezza. Questa casa qua si è aperta quando abbiamo appunto attivato la... quando abbiamo attivato il coleottero che ci porta in giro e il fast travel. Quindi ora possiamo utilizzare lui per anche raggiungere Pulveria. Ora però non mi interessa questa roba qua. Viaggiamo e andiamo verso i sentieri dimenticati, perché per entrare nel Fungal Wastes bisogna passare attraverso i sentieri dimenticati. Perché vediamo un secondo, mappa. I sentieri dimenticati dovrebbero essere quella entrata in basso a sinistra. C'è soltanto uno spazio in cui possiamo andare in basso a sinistra. Credo che appunto sia i Fungal Wastes. Quindi ci andiamo adesso. Ah, tra l'altro sopra c'è un oggetto, cosa che non avevamo visto durante il primo episodio. Però per il momento non posso raggiungerlo perché non riesco a saltare abbastanza in alto. Quindi devo ricordarmi anche questo di... per recuperarlo appunto in futuro. E adesso dovremmo essere vicinissimi a... il nostro obiettivo. Ovvero la stanza qua in basso. Per il momento non potevamo entrare qua dentro perché ci serviva il dash. Prima potevamo solamente entrare qua dentro e controllare la zona qua in basso dove c'erano un po' di soldi. Ma adesso finalmente abbiamo il dash e quindi si può entrare nel Fungal Wastes da questa direzione qua. Salve, sono caduto. Ed eccoci qua. Che iniziano pure a comparire già i primi funghi. Ovviamente si chiama Fungal Wastes in inglese. In italiano adesso non mi ricordo il nome. Quindi indovinate un po', c'entrano i funghi e ci saranno funghi qua in giro. Prima però voglio pure un secondo controllare qua a destra. Perché... perché prima io non potevo entrare qua, appunto. Siamo sempre nei sentieri dimenticati, ma c'è anche questa cosa qua. C'è un sacco di segreti nei sentieri dimenticati che puoi recuperare soltanto molto più avanti nel gioco. E anche lì, vedete che c'era il pavimento che un po' traballava. È una cosa che dovremo fare in futuro quando avremo altro. Come si chiama in italiano? Caverne fungine? Funghine? Fungine. Caverne fungine. E siamo qua adesso. Siamo nelle caverne fungine. Non abbiamo la mappa dell'area purtroppo, quindi per il momento non sappiamo niente. Ma ho tenuto equipaggiato la bussola e non compasso. Io lo chiamo sempre compasso perché in inglese è compass. E faccio confusione. È una deformazione causata da Minecraft, perché giocando il gioco in inglese ho sempre visto compass e mi viene da dirlo in italiano dicendo compasso. Ed è al 100% sbagliato. Però appena, visto che abbiamo la bussola equipaggiata, appena avremo anche soltanto l'accenno di mappa da Cornifer, potremo finalmente per bene vedere la zona e potremo avere una buona idea almeno di dove ci stiamo muovendo, cosa stiamo facendo e un pochino di tutto. Perché l'ho tenuto equipaggiato esattamente per questa ragione qua. Spero che sia un pochino più chiaro anche in video. È la mia preoccupazione più grande mentre registro questo video qua, perché essendo molto labirintico come gioco, essendo un metroidvania con zone molto contorte, ho sempre paura che i video siano un poco chiari. Spero che non sia così almeno. E tra l'altro che stava appunto la zona con i funghi, e i nemici sono funghi. Quando Gerontias ci ha detto che i nemici, o comunque gli abitanti, anzi ha detto gli abitanti, ha detto che gli abitanti dell'area non erano né insetto né pianta, si riferiva infatti a loro, perché sono dei funghi. È famoso il fatto che i funghi non sono animali, ed è famoso anche il fatto che non sono neanche veramente delle piante, sono praticamente una via di mezzo. E praticamente lo sono anche all'interno del mondo di Hollow Knight. Ed è interessante come cosa. È anche interessante il fatto però che lui ha detto che le persone che vivono qui, o comunque gli insetti, la popolazione che abita qua, sono appunto i funghi. Quindi non è una zona abitata da insetti tecnicamente. Le persone che abitavano in questa zona del mondo erano appunto funghi. Quindi per quanto, diciamo, verde via era stata creata da un, o almeno possiamo intuire che era stata creata da un, e la vegetazione era stata creata appunto da quel personaggio lì, qua al momento attuale non sappiamo se c'è una cosa simile. Però sappiamo che appunto non intero nido sacro è abitato soltanto da insetti, ma parte di nido sacro è anche abitato da altre creature, in questo caso addirittura funghi, cosa molto differente rispetto a un insetto normalissimo. Adesso non so dove sto andando. Sto camminando verso destra semplicemente perché sì. Ah, ma giusto, c'è lui! Questa è una panchina, il che è ottimo. Ma c'è lui, ma c'è lui, ma salve! Mangia zampa! Non pensare che non mi accorga di te. Posso sentire il tuo odore. Hai raccolto molti geo? Dammi geo e potrai vedere qualcosa di carino. Pagare per vedere qualcosa di carino? Sì. Pagato. Bene, lascia che ti mostri. Da un'occhiata. Li vuoi? Se li vuoi davvero, li scambierò per altri geo. Altri geo? Eccoci qua. Questi sono gli amuleti tra gli amuleti più buoni del gioco, ma appunto sono fragili. Quindi, questi amuleti qua, se moriamo, si spaccano e si rompono. E se non sbaglio si possono riparare portandoli da lui, ma bisogna spendere un sacco di geo, quindi se vogliamo utilizzarli sono ottimi, ma sono anche high risk, high reward. C'è un sacco di rischio, ma sono davvero forti.
Quindi cuore fragile, questo è un oggetto prezioso, un magnifico amuleto, l'ho fatto per te. Indossandolo ti sentirai molto in salute. Un amuleto molto speciale e di grande valore. Vorresti trovare più geo? Indossa questo amuleto e vai a caccia. Sei debole, vero? Dovresti darmi i tuoi geo. Se lo fai, io ti offrirò questo amuleto realizzato da me. Appunto, amuleto per avere più vita, che è importantissimo, amuleto per droppare più geo e amuleto per aumentare la forza d'attacco. Non a caso questo richiede 3 incavi e gli altri 2, perché sono ottimi amuleti. Per il momento non li compreremo. Penso che in futuro comunque li recupereremo perché sono davvero ottimi. Però al momento attuale non li prendo. In realtà se ti li equipaggi durante una boss fight non è una scelta così sbagliata, proprio perché ti puoi preparare appunto per la boss fight con l'amuleto super... Qua non posso passare, c'è l'acido. Palesemente in futuro potremmo sorpassare l'acido, ma per il momento no. Appunto durante la boss fight puoi equipaggiarti di amuleti del genere per cercare di avere più chance durante la boss fight. Ma se muori, muori e non puoi più utilizzare quell'amuleto lì. Quindi in realtà bisogna stare molto attenti a quanto utilizzarli. Io di solito non li utilizzavo mai durante l'esplorazione, perché durante l'esplorazione capita ogni tanto che sbagli qualcosa, fai un errore stupido e muori completamente e vieni fregato. Quindi di solito ho sempre evitato di utilizzarli durante l'esplorazione. Però sono davvero buoni, danno dei bonus davvero ottimi. Diciamo che quello per il geo è ottimo per farmare, quello è ovvio, su quello non c'eravamo dubbi. Adesso sono passato qua a sinistra perché sì, non c'è una vera ragione, ma questa mi sembra un'arena. Il Fungal Waste probabilmente è una delle aree che mi ricordo meno del gioco, perché non è estremamente importante, è un po' particolare come zona. Salve. Hello, come va? 1, 2, 3. Non è bastato? Sicuro non è bastato? Adesso sì che è bastato, ok. Me ne volevo levare uno proprio perché non volevo essere in rischio di essere fregato da entrambi che mi colpivano. Quindi ho cercato di fare più danno possibile a uno e fregamene dell'altro. Vai! Aia. Ah, quasi. Ecco qua. C'è altro? Ah, non c'è altro. C'è questo, cosa sei? Incavo per amuleto! Attenzione, davvero un incavo per amuleto? Posso equipaggiarmi un amuleto in più? Metto volentieri la spina dell'agonia. Perché ho un singolo spazio, adesso ne abbiamo 5. Metto volentieri le spine dell'agonia. Non mi ricordavo per niente che ci fosse questo qua. Ho fatto bene allora a passare verso sinistra. Potrebbe essere ottimo. A questo punto qua continuo a controllare verso sinistra. Mi sembra sensato continuare in questa direzione qua. Dall'altra parte c'è questo. Dall'altra parte c'era un cartello che indicava qualcosa, come se fosse dei funghi o roba simile verso destra, che in realtà non sono sicuro dove portasse, però non saprei dove passare di preciso. Adesso qua a sinistra non so se voglio passare subito, perché è un'area un pochino tosta. Però visto che ci sono, apro la porta perché non avrebbe senso non aprirla. Vabbè, passiamo di qua per il momento. Poi possiamo controllare pure il resto e possiamo vedere le altre zone successivamente. Dall'altro qua i geo crescono sui funghi, che a questo punto, essendo i geo carapaci di insetti fossilizzati, immagino che anche quei funghi lì siano tipo antichi funghi fossilizzati. Non so bene come funzioni, ma se un oggetto è fossilizzato e si viene a creare su quell'oggetto lì, immagino che anche... Oh, attenzione a te. Ah, non esplode. Appunto, immagino che anche il fungo su cui è rimasto sia fossilizzato in qualche modo. Qua abbiamo la porta chiusa, ma c'è pure un oggetto importante, perché se vedete c'è una cosa che sbrilluccica. Questi mi stanno bombardando e cerco di evitarli. E qua c'è una stazione, ottimo. È ottima la stazione perché posso trovare una panchina e posso riposare e avere un metodo veloce per fare avanti e indietro. Quindi per quanto c'era altro a destra, e non abbiamo ancora la mappa, il che è un problema, controllo prima stazione perché potrebbe essere più interessante. Lui è strano invece. Lui no, è tipo un mix tra un insetto e un fungo. Sembra una via di mezzo appunto. E anche lui esplode. Ok, perfettamente. Cerchiamo di levare lui. Gli posso pure rimbalzare in testa volendo. Perfetto così. Qua sopra... Ah sì, qua sopra ci posso arrivare. Per un attimo ho pensato di non poter salire fino là in cima. Se non sbaglio... Mi ricordo male? Forse ho un'idea di dove siamo adesso. No, esplosivo. Ma quanta vita c'hanno pure loro? C'hanno pure un sacco di vita. Lasciatemi in pace. Sto salendo, non so dove sto andando qua. Ah, c'è questo sigillo di Nioda Sacro. Questo voglio controllare adesso la descrizione, ma qua è una zona della morte e voglio evitare appunto di morire. Siamo fuori? Siamo quasi fuori. Siamo adesso dall'altro lato della parete che abbiamo scalato prima e non posso più tornare indietro. Ok, levato lui. Adesso, un secondo.
Cosa ho raccolto? Cosa ho raccolto? Ho raccolto un altro oggetto che va qua in fondo. Il sigillo di Nido Sacro. Il sigillo ufficiale del reame di Nido Sacro. Simboleggia l'autorità del re e dei suoi cavalieri. Prima volta che menziono i cavalieri. Interessante. È una reliquia dell'antico Nido Sacro. Questo oggetto non ha molta valorità, anche per chi è interessato alla storia del reame. Va bene. Quindi di sicuro è un oggetto importante, ma per il momento non ci possiamo fare molto. Adesso se passo qua sotto. Ok, mi ricollego qua. Quindi volendo posso risaltare qua sopra e risorpassare la parete, quindi questo non ci interessa, ma posso andare avanti qua verso sinistra. Via voi! Sono qua per trovare la stazione. Oh! Pezzi di carta! Pezzi di carta! Ah, esatto, questo qua è il cartello che dicevo prima. Era quello indicato qua. Che cosa può sembrare, tipo dei funghi? Può sembrare delle casette? Non so bene cosa possa essere. Però qua sotto ci dovrebbe essere adesso Cornifer. Cornifer, dammi la mappa, è importantissimo. Ecco qua, un altro foglio. Cornifer, dove sei? Cornifer, dove sei? Cornifer, sei qua dietro? Cornifer, ti ho trovato, ma buongiorno! Ah, mio piccolo amico, mi hai trovato al momento giusto. Ho appena finito di cartografare queste caverne nocive. Ci sono dei tipi molto territoriali che abitano quest'area. Ti consiglio di evitarli, se possibile. Più in basso, delle strane creature magre mi hanno spaventato a morte. Hanno l'aria di essere intelligenti. Da giovane mi sarei avventurato nelle loro caverne, ma temo che con il mio fisico attuale non potrei fuggire se diventassero aggressive. Compra la mappa? Ovviamente compriamo la mappa. Non abbiamo dubbi su questa cosa qua. C'è un cattivo odore in queste caverne e per me è un puzzo insopportabile. La mia proboscide è molto sensibile, mentre tu non sembri dotato di alcun organo olfattivo. Non riesci a sentire nessun odore? Vediamo un secondo. La mappa al momento attuale è così. Come vedete è una forma comunque molto diversa rispetto alle altre zone. Sono tutti dei labirinti molto intricati e complessi, però ha una forma un pochino differente per come è organizzata. Ma avendo questa cosa adesso, ho un'ottima idea di dove stiamo andando e cosa succede. Abbiamo la stazione della regina lì a sinistra rispetto al nostro personaggio. Avremo una zona importante verso il basso, perché credo che la zona sia ancora più profonda rispetto a quello che è adesso. E la zona a destra sembra portare una struttura strana, un simbolo strano. Adesso andremo a controllare. Prima cosa però, io sono venuto fino... Ah, salve, tra l'altro ci sono questi che ti fanno rimbalzare e ti fanno fare così. Che non è male, salti parecchio in alto. Ora però, non ci preoccupiamo di questo, io voglio andare alla stazione della regina. Perché nelle stazioni c'è sempre una panchina, il che mi torna parecchio utile. Quindi, voi lasciatemi in pace. Voi lasciatemi in pace. C'è sopra, niente, non c'è niente là sopra, quindi non mi interessa. Tu muori. Via, lasciami in pace. Ah, là vediamo una cosa anche. Vediamo tipo delle bolle come se fossero quelle del canyon nebbioso. Quindi siamo vicini anche al canyon nebbioso tecnicamente. Siamo vicini, non ci siamo proprio accanto, però ci siamo vicini. E c'è anche dell'erba come verde via. Quindi tutte le cose sono molto intricate e collegate. E questa è la stazione della regina. Come vedete è una vera e propria stazione gigantesca, con un sacco di collegamenti, un sacco di porte e un sacco di zone in cui andare. Proprio per questo è una stazione molto importante di Nido Sacro. E ci sono cartelli ovunque, simboli ovunque e un sacco di cose importanti. Il che ci fa capire che appunto il re di Nido Sacro, comunque il regno creato all'interno di Nido Sacro, era molto collegato e c'erano persone che viaggiavano da un punto all'altro costantemente. Perché se c'è bisogno di una stazione così grande, con così tanti passaggi, con così tanti cartelli e con così tanta roba, vuol dire che all'epoca, quando questa stazione qua era in funzione e quando il regno era ancora in piedi, vuol dire che da questa zona qua un sacco di insetti viaggiavano e di un sacco di insetti passavano. Il che è abbastanza interessante come cosa. Qui però abbiamo Quirrell. Non è incredibile? Proprio non mi aspettavo di trovare una gigantesca stazione dei coleotteri oltre la nebbia. Te sei passato dal canyon nebbioso. Noi siamo passati dalla zona dei funghi. Gli insetti di Nido Sacro dovevano essere abilissimi per essere riusciti a costruire delle strutture imponenti tanto lontano in queste terre selvagge. Sembra che le creature pericolose di dintorni non siano ancora riuscite a farsi strada fin qui. È il posto ideale per riposarsi un po'. Infatti in quest'area qua non ci sono nemici e qua nessuno ci sta attaccando. Il che significa che questa appunto è un'area protetta che non è ancora stata raggiunta. Tra l'altro raggiunta da insetti che ci vogliono attaccare, mostri che ci vogliono attaccare, funghi che ci vogliono attaccare. Perché stiamo combattendo queste creature qua? Per quale motivo? Perché invece non combattiamo lui? Cosa sta succedendo? Non lo sappiamo ancora per bene. Continuiamo a parlare. Riesci a immaginare come fosse questo posto un tempo? Orde di insetti che viaggiavano per reame, il suono delle campane dei coleotteri, la stazione animata e piena di vita. Ora solo gli esploratori come noi sanno della sua esistenza. Immagino sia un privilegio poter apprezzare questi luoghi, anche se nel loro declino. Ovviamente. Purtroppo il tutto è in declino adesso. Forse anche se fievole, sente ancora l'eco delle campane? Beh, non lo so. Probabilmente ero io che suonavo la campana da qualche altra parte e te l'hai sentita. Perché sono l'unico che ormai sta utilizzando le stazioni dei coleotteri
perché sono l'unico che le sta utilizzando. Adesso qua a sinistra dovremmo avere il nostro amico coleottero che possiamo richiamare. No? No? Ok, non era quello giusto. Salve te invece, Willow. Oh, sei venuto in cerca di delizie? Mi sono imbattuta in un piccolo fungo unico che cresceva proprio sopra di noi. Si trova solo in questa stazione e ha un sapore semplicemente divino. Un tempo questo posto doveva essere ricco di attività, vista la sua posizione fra due terre. Declivi nebbiosi da un lato, crescite bulbose dall'altro. Nessuna di quelle due aree sembra essere particolarmente accogliente. Quindi finché continuerò a trovare delizie, penso proprio che rimarrò qui. Torna pure quando vuoi. Anche se mi piace la calma di questa stazione, un po' di compagnia fa sempre bene al morale. Non mi dici altro? Non mi dici altro. Questo è un personaggio strano. Cioè, fa questo? Sta mangiando qualcosa dal soffitto? E basta? Non mi ricordo se faccia molto altro con questo NPC. Non credo praticamente abbia nessun altro dialogo. È un NPC molto strano, però. È qua. Però non c'è una stazione della... Qua c'era il simbolo del coleottero. Ah, qua! Ok, ce n'è uno ovunque. Allora è qua sotto. È qua sotto. Oh, ok, qua sotto. Ci possiamo riposare la panchina. Possiamo secondo vedere la mappa per come è organizzata adesso. Ovviamente così non c'erano dubbi. E possiamo anche richiamare questa cosa qua. 120. Più passa il tempo, più attirare una stazione ci costa soldi. Ma in questo modo qua possiamo aprire la campana e possiamo richiamare il nostro amico. Hello, dimmi qualcosa di interessante, perché ogni volta è qualcosa di interessante da dire. Hai aperto diverse stazioni dei coleotteri, vero? Grazie per avermi dato l'opportunità di viaggiare ancora una volta per il reame. Visitando questi luoghi sento riaffiorare ricordi, come se tunnel nella mia mente si rimettessero di nuovo in funzione. Continua ad aprire le stazioni e io te ne sarò profondamente grato. Ah, questo mi rallegra. La stazione della regina è di nuovo aperta. Questo posto era un luogo di passaggio molto animato e ben posizionato per i viaggiatori diretti alle frontiere. Devi essere proprio un esploratore in gamba per aver trovato questo posto. Ok, per il momento non andremo a viaggiare, perché non abbiamo bisogno. Però appunto adesso abbiamo anche il fast travel verso questa zona qua e volevo sentire cosa mi diceva. Appunto, un po' tutti dicono che qua passava un sacco di gente e qua non posso passare. Vedevamo là in alto, appunto, non possiamo rimbalzare su questi. Vedevamo là in alto che c'era un oggetto strano, che è appunto un frammento di maschera, che è lo stesso che ci aveva dato anche il Caude Fauci Furioso quando l'abbiamo sconfitto, ma per il momento non la possiamo raggiungere perché non abbiamo l'abilità adatta. Ora, se passiamo di qua, entriamo di nuovo nel canyon nebbioso, infatti, come si vedeva dalle bolle là al lato, ma... come sempre, il canyon nebbioso per il momento non lo esploriamo. Lo esploreremo in un secondo momento, nel futuro del gioco. A questo punto qua, cosa andrei a esplorare? Andrei a esplorare forse la zona verso destra. Prima di fare la zona verso il basso, che secondo me è ottima per concludere l'episodio, tornerei un po' su e cercherei di esplorare la zona a destra. Perché la zona in basso secondo me è più adatta a concludere l'episodio, o comunque l'esplorazione caverne fungine, ecco come si chiama in italiano. Torniamo un secondo verso l'alto e cerchiamo di passare verso destra. Aspetta, prima di andare in alto, che ormai ci siamo vicini, non credo di aver controllato la stanza qua accanto. Credo di esserci entrato per un secondo e poi avevo deciso di andare verso il basso. Quindi controlliamo un secondo. Oh, salve! Controlliamo un secondo per bene questa zona qua, prima di fare alto. Te quanto sei aggressivo! Quanto sei aggressivo, ma sta calmo, ma sta calmo, ok. Perché è così cattivo? Appunto, questa stanza qua mi sembra che pure sia un vicolo cieco, quindi voglio un secondo controllare per vedere cosa c'è qua dentro. Ce n'è più di uno, maledizione, ce n'è più di... Facciamo così, via, ok. Risolto, easy, non devo più combatterlo. No, c'è un altro, vi prego, basta. Voi siete cattivissimi. No, sbagliato. Rivincita, uno. Oh, beh, perfetto. Non ci riesco, continuo a prendere danni in faccia. Quanto sono aggressivi loro, incredibile. Oh no, l'ho sprecato. Ho sprecato la cura perché l'ho lasciato troppo presto. Ho lasciato troppo presto il tasto, quindi mi ha consumato la cura e me l'ha mangiata, me l'ha sprecata, diciamo. Qua sopra c'è niente di importante? Sono questi piccoletti che sto uccidendo. Un po' mi fa pena. Di qua rientro nella stanza qua sopra. Ah, ok, che sarebbe stata una strada alternativa. Se invece di raggiungere questa zona qua dall'alto avessimo raggiunto le caverne fungine dal basso, in questo modo avremmo potuto comunque girare attorno e attivare questa porta qua, cosa che non abbiamo avuto bisogno. Quindi forse questa stanza qua è inutile proprio perché abbiamo esplorato in una direzione differente rispetto all'alto. Se fossimo entrati dall'alto avrebbe avuto un senso differente qualcosa lì. Però se fossimo entrati dal basso sarebbe stato più complesso. Però siamo entrati dall'alto, quindi è più easy esplorare la zona. Controllo però un secondo comunque se c'è qualcosa di importante anche qua a destra. Non credo ci sia niente di fondamentale, ma ovviamente si controlla sempre, perché col cavolo che mi perdo qualcosa. Ci potrebbe essere un grab, anzi, non abbiamo ancora incontrato un singolo grab, quindi
Ci deve essere qualcosa qua dentro. Io sto uccidendo tutti i piccolini, un po' mi dispiace. Fino a un certo punto. Ok, non c'è niente qua dentro. Allora torno fino alla zona in alto. E così rientriamo qua. Voi respawnate. Se vogliamo potremmo continuare a ottenere soldi sconfiggendo lui, che è un nemico abbastanza tosto, quindi ci dà parecchi soldi. Ma ora siamo di nuovo qua. Perfetto. Così possiamo controllare cosa trovo qua a destra, che sembra un'area abbastanza grande e abbastanza ampia. E possiamo anche scoprire cosa ci indica quel cartello, perché al momento attuale non abbiamo ancora una buona idea di cosa ci indica e cosa ci segnala quel cartello lì. Tra l'altro, questi nemici che stiamo sconfiggendo adesso sono, diciamo, le creature più antropomorfe, possiamo dire, che abbiamo incontrato nella zona al momento attuale. Quindi è possibile pensare che gli abitanti della zona, comunque, c'erano diversi personaggi che ci parlavano del fatto che qua abitavano creature fungine, che comunque avevano creato una loro civiltà o quello che potesse essere, non sappiamo bene come funziona il tutto. È possibile che siano loro appunto i personaggi che abitavano questa zona qua del mondo? Quelle creature lì? Perché se non sbaglio, adesso che mi è venuto in mente in realtà come cosa, prima avevamo anche visto una sottospecie di creatura strana. Ah, qua non posso passare, c'è una parete bloccata, addirittura incatenata. Molto strano. Però prima avevamo incontrato una sottospecie di insetto, classico insetto che abbiamo trovato pure in altre aree della mappa, ma con in testa quello che sembrava il capello di un fungo. Attenzione, non mi esplodo in faccia. Ok, sconfitto. Quello che poteva sembrare appunto il capello di un fungo, comunque dei funghi attaccati sul corpo. Se non ricordo male, quelli sono gusci di insetti morti nei quali hanno iniziato a vivere i funghi, e diciamo che i funghi hanno preso il controllo dei loro corpi. Per questo incontriamo anche degli insetti normali in quest'area, perché non sono degli insetti normali, sono appunto dei gusci di insetti che i funghi hanno preso il controllo, di cui i funghi hanno preso il controllo e che utilizzano appunto per muoversi e attaccarci. Ora, se andiamo verso sinistra, dovremo raggiungere le zone importanti, quindi andiamo verso destra. C'è qualche segreto? C'è qualcosa di importante qua a destra? Credo di sapere cosa c'è qua a destra. Credo di sì, yes! C'è questo qua a destra. Noi ricordiamo l'antico. Ok, qua non c'è nient'altro. Per il momento non possiamo fare niente qua. Avrà un'importanza e potremo fare roba, ma per il momento non ci possiamo fare niente. Purtroppo è così questa stanza. E appunto, molto spesso avete visto che troviamo delle aree un po' criptiche, strane, che non possiamo ben capire come funzionano, che diventeranno chiare e che capiremo come funzionano soltanto in futuro. Cos'è questa cosa qua? Oh! Te compari di qua? Tela! O tela? Ah! I piccoli passettini di una creaturina! Sembri un avventuriero, come me! Sei in cerca di luoghi pericolosi? Beh, sei sulla buona strada. Una bestiola dal collo lungo mi ha parlato di una tribù un po' più in basso. Dice che sono dei tipi bellicosi e io non vedo l'ora di battermi sul serio. Probabilmente la bestiolina dal collo lungo si riferiva a Willow. Per quel personaggio lì infatti ci aveva menzionato anche a noi qualcosa del genere. Resta vigile, mio avventuroso amico. Resta in vita, così potremo incontrarci di nuovo lungo il cammino. Grazie Tela. Grazie mille. Se non sbaglio Tela è un personaggio, comunque vedremo anche come si evolve la sua storia e il personaggio nel futuro del gioco. Ma se non ricordo male, era un personaggio che era stato creato grazie a un supporter del Kickstarter, che aveva donato una certa quantità di soldi appunto al Kickstarter, e il suo reward era appunto quello di creare un personaggio all'interno del gioco. E se non sbaglio, lei è uno dei due personaggi che è stato creato attraverso questo metodo qua. Credo ce ne siano due. Se non sbaglio sono due, basta. Non mi sembra ce ne siano di più. Se non sbaglio, non dovrebbe essercene di più. Però vedete, adesso stiamo rimbalzando sopra. Non ho trovato nessun segreto particolare. Stiamo rimbalzando sopra i funghi rimbalzosi, questi qua, per andare in giro nell'aria. E siamo in questa stanza molto ampia. Io mi ricordo che c'erano dei segreti proprio in quest'area. È possibile che gli stia mancando tutti, o è semplicemente sono tutti limitati dal fatto... Ah, ok, qua c'è è semplicemente uno shortcut. Sono tutti limitati dal fatto che mi serve un'altra abilità? Perché appunto mi ricordo quelli che mi chiedono altra abilità, ma per il momento non abbiamo niente. Quindi non sto trovando niente di segreto. Non ho trovato neanche un grab. Non ho trovato neanche una zona con, che ne so, dei geo. Qualsiasi cosa, qualsiasi... Ecco, esatto, loro. Loro sono quelli che menzionavo prima. Sono quelli, i gusci di insetto, che sono stati presi dal controllo dai funghi. Perché i funghi sono cresciuti all'interno del guscio, e quindi adesso si muove grazie ai funghi che lo muovono. Non so bene quale sia la logica a riguardo, però possiamo dire la classica cosa da fungo parassita, cosa particolare. Salve, bastardo che sei. Qua accanto abbiamo di nuovo un totem. Abbiamo di nuovo un totem scuro, un totem particolare, che ci dà anime.
di nuovo, figo, interessante, wow, non sappiamo cosa sia. Come sempre, sappiamo poco sempre di tutto. E probabilmente non abbiamo neanche incontrato purtroppo nessuna... Oh! Nessuna cosa tipo tavole di lore, descrizioni importanti, roba simile. Non mi parla, vero? Non mi parla e scappa verso destra. Cosa che potremmo anche fare. Potremmo andare un secondo verso destra. Perché tanto verso destra potremmo forse incontrare un paio di cosette carine. Ma non potremmo andare avanti più di un tot. Perché a un certo punto avremo un limite ed è scappata da lì. Peccato. Leggiamo. Qui termina la via del pellegrino. Il cuore di Nido Sacro si apre davanti a voi. Proseguite per condividere la sua gloria. Appunto, vi ricordate il cartello che avevamo letto all'interno del sentiero dimenticato che ci conduceva a Verde Via e si chiamava la via del pellegrino? La via del pellegrino a questo punto possiamo ipotizzare che sia sentiero dimenticato, Verde Via, canyon nebbioso, caverne fungine, per poi raggiungere il cuore di Nido Sacro. Ma per il momento non sappiamo bene come funziona. Qua non posso passare, là non posso raggiungere, appunto per il momento qua non possiamo fare molto. Però sarà una cosa comunque molto importante per il futuro, perché il cuore di Nido Sacro, indovinate un po', il cuore di Nido Sacro è un po' importante come cosa. A questo punto qua, possiamo andare soltanto verso il basso, che secondo quello che ci aveva detto Willow e quello che ci aveva detto Tela, logicamente qua verso il basso dovremmo incontrare la tribù con creature lungilinee, bellicose, eccetera eccetera. Adesso andiamo a vedere cosa incontriamo. Ho contato un secondo per vedere se ho perso niente, ma non mi sembra di aver perso niente. A questo punto qua possiamo soltanto scendere. Possiamo andare verso il basso, che appunto quella zona lì, il nostro obiettivo attuale, la nuova tribù, il posto strano che stiamo per raggiungere, credo che sia raggiungibile sia da quel passaggio vicino alla stazione della regina, sia da qua in basso. Quindi possiamo entrare nella zona, se non sbaglio, da due direzioni differenti. Al momento attuale entreremo da questa direzione qua, perché sì. Adesso mi danno un po' di geo, però non sono segreti questi geo. Sono geo che mi danno normalmente. Io voglio robe segrete, voglio trovare i segreti. Non voglio trovare queste cose qua per il playbay. Per le persone che non esplorano bene. No, ovviamente lo dico per scherzare. Però è strano che non ho trovato davvero niente, però. Credo che semplicemente appunto non posso accedere a niente di particolare per il momento. Adesso, questo passaggio qua mi ricollegherebbe alla zona alla sinistra, che non abbiamo esplorato, ci ho entrato stato per un secondo, avevo incontrato lì Cornifer, però non ho ancora visto per bene. Ora vorrei continuare a scendere, perché credo che anche scendere sia un vicolo cieco al momento attuale. Quindi prima si fanno... sono caduto. Quindi prima si fanno tutti i vicoli ciechi, quelli non importanti. Si è ucciso da solo? Ok. E dopo che abbiamo fatto questa cosa qua, controlliamo anche il resto. Ah, non posso passare. Peccato, probabilmente potremmo raggiungere un altro metodo. Controlliamo un secondo qua a destra. Perché se non ricordo male dovrebbe essere un vicolo cieco. Mi sembra almeno di sì. Credo di sì. E credo che qua potremmo finalmente incontrare... Eccoli qua! Creature lungilinee! Sono mantidi! Sono mantidi! E sono molto cattive! Sono molto arrabbiate le mantidi. Per molta gente sarà una delle zone più difficili inizialmente. Quindi potrebbe essere abbastanza complesse. Abbiamo delle mantidi che volano e delle mantidi col pungiglione. Tecnicamente, se non ricordo male, le mantidi che ci colpiscono, diciamo, con le lame, le loro braccia, diciamo, sono quelle adulte, mentre quelle piccoline sono quelle con il pungiglione e che volano. Quindi, se vediamo quelle piccoline, sono quelle giovani, se vediamo quelle con le lame, o come vogliamo chiamarle, sono quelle più vecchie o più adulte come mantidi. Non credo venga mai detto all'interno del gioco, quindi non ho problemi a dirlo così a random. Forse viene detto all'interno del diario del cacciatore, ma è una cosa molto difficile comunque da ottenere in modo completo e interromperebbe molto il gameplay se mi mettessi ogni volta a leggerlo. Quindi le cose che a me non mi ricordo le menziono perché sono carine, secondo me, da prendere in considerazione. Adesso qua verso il basso c'è anche quello. Ok, tra l'altro le mantis sono davvero cattive. Sono molto più tosti come nemici rispetto a quelli che abbiamo incontrato finora. Oh, finalmente una cosa da leggere. Dimmi qualcosa di interessante, dammi delle informazioni molto belle. Viandanti in cerca di morte, benvenuti. Che i nostri artigli possano darvi una fine rapida. Questa non era molta lore. È soltanto la tribù che abita questo posto qua, che a questo punto immaginiamo siano le mantidi, che gli piace fare a botte perché sono bellicosi. Speriamo in qualcosa di figo. Allora. Ma quindi questo qua... involontariamente sono arrivato all'entrata? Perché se quel cartello lì mi dice benvenuto, forse involontariamente sto prendendo la strada classica di entrata. Mi sembra strano. Mi sembra strano, però forse sì. Potrebbe essere che sto prendendo la strada classica per entrare, diciamo, nel loro,
nel loro dominio? Non mi sembra. Non mi sembra fosse così in basso. È così in basso? Pensavo fosse più a sinistra. Sono abbastanza sicuro sia più a sinistra. Sono abbastanza convinto che sia più a sinistra. Vabbè. Vabbè, mantidi, salve mantidi. Tanto a questo punto qua, in questa zona qua del mondo, nelle caverne fungine, abbiamo sia le mantidi, sia i funghi come creature che abitano il posto. E sono due culture differenti. Non credo siano troppo collegate nel loro funzionamento e logica generale. Ah, ok, sconfitto anche lui. Mi sembra di stare andando verso il basso. A me non sembra di stare entrando verso... Lasciami in pace. Non mi sembra di stare entrando verso il loro regno. Qua c'è una... Una panchina. Questa direzione qua c'è una panchina. Mi piace il fatto che è molto da gameplay ovviamente come cosa, e poco a livello di lore, il fatto che ti compaiono dei caratteri con letteralmente una panchina. Perché non so quanto a Nido Sacro siano così importanti le panchine da richiedere dei caratteri che ti indicano: uè, vai di là per ottenere una panchina. Non credo che a livello di non lo so, indicazione del regno, per far funzionare il regno, fosse necessaria una cosa del genere. Poi potrei sbagliarmi, ma non credo che fosse una cosa necessaria a far funzionare il regno. Non credo che siano proprio cartelli di stop, di vieto di sosta e roba simile. Non credo che siamo paragonabili con il nostro mondo. Con il nostro mondo normale, diciamo. Voglio raggiungere la panchina adesso, per quanto sopra abbiamo visto che c'era anche altra roba. Voglio raggiungere la panchina più che altro perché se prendiamo la panchina, possiamo fermarci e possiamo appuntare sulla mappa tutte le zone che abbiamo controllato. Il che ci torna comodo per diverse cose. Yes! Perfetto, mappa aggiornata. Quindi possiamo vedere adesso la zona che stiamo esplorando. Vedete che è molto in profondità ed è molto verticale questa mappa qua. È proprio bello il fatto che abbiamo già esplorato tre aree del gioco e tutte e tre sono già organizzate in modo molto differente. Una era più un labirinto contorto e compatto e strano, salve. L'altro invece era molto più orizzontale, questo invece è molto verticale. L'altro abbiamo un personaggio. Mi sa che dobbiamo andare ad aiutarlo in qualche modo. Come facciamo andare ad aiutarlo? C'è un modo di sicuro. Posso aiutarlo? Deve entrare da un'altra direzione forse? Forse deve entrare da un'altra direzione. Salve. Acqua che sembra uscita dai tubi. Acqua che sembra uscita dai tubi? Salve, te che sei? Maestro dello scatto. Oh, un amuleto. Oh, salve. Hey, nice. Non mi ricordavo ci fosse questo. Maestro dello scatto. Questo qua è un amuleto che, se non sbaglio, rende lo scatto più veloce o migliore. Ha l'aspetto di un eccentrico insetto noto solo come il maestro dello scatto. Permette a chi lo indossa di scattare più frequentemente e anche verso il basso. Perfetto per chi vuole spostarsi il più rapidamente possibile. Appunto, l'insetto considerato il maestro dello scatto, logicamente, è lui. Non sappiamo niente a riguardo. Sappiamo soltanto che è un insetto famoso per la sua capacità di scattare, ma per il resto non sappiamo molto altro. Quindi, figo, ma non sappiamo molto. Adesso, cosa c'è qua dentro che... Sono entrato qua dentro, ma non so per niente cosa c'è. Anzi, non sembra esserci nulla. Non sembra esserci nulla. Siamo sicuri che non c'è nulla? Per il momento sì. Però c'è quel personaggio là che abbiamo incontrato. Non c'è un metodo adesso per andare a incontrarlo? Forse per il momento non si può. Anche questo sembra un passaggio bloccato. Quindi per il momento non possiamo entrare qua dentro. Un sacco di passaggi bloccati oggi. Un sacco di strade chiuse. Il Wanderer's Journal mi ha spinto verso la zona più chiusa del mondo. Non posso andare da nessuna parte. E qua non posso andare per il momento. Va bene. Va bene. Quindi riniziamo a tornare sopra. Riniziamo a tornare verso l'alto perché questo qua è il punto più basso dell'area. Quindi non possiamo più farci nient'altro. A questo punto qua abbiamo un passaggio là verso sinistra che voglio raggiungere. Come ho detto prima, appunto, queste zone qua non le ho ancora controllate per bene. Adesso è arrivato il momento di controllare per bene. Sconfiggiamo questi, che io ho fatti perfettamente. Otteniamo questi geocoli che prima non avevo preso. Ma qua sopra dovremmo avere... Lasciami in pace. Qua sopra dovremmo avere... Attenzione, fai così. Sconfitto anche lui. Sto utilizzando un sacco di anima, ma torna davvero utile. E qua dovremo finalmente entrare nella zona della tribù, credo. Credo di sì. Credo che questa sia ufficialmente entrata della tribù, almeno sembra. Ci sono un sacco di bastoni, o non so cosa possono essere, con sopra di esse incastonate i carapaci di insetti. Sono praticamente delle maschere. In realtà è meglio se da qui in avanti inizio a definire le maschere e ci riferiamo appunto a quelle cose lì come maschere, perché appunto sono le maschere degli insetti. È un discorso che faremo meglio più avanti, però chiamiamole maschere da qui in avanti. Oh, qua non potevo passare se non in questa direzione qua. E siamo al villaggio delle mantidi. Perfetto, siamo finalmente al villaggio delle mantidi. Ok.
strane. Una cosa strana. Blu strane. È una cosa abbastanza strana. Struttura strana. Strano. Quel liquido blu strano. Che adesso è il liquido blu strano. Personaggio strano. Vermino strano. Che piange. Una cosa strana. Totem strano. Oggetto nero strano. Pattern strani. Potrei stare aggiungendo un posto un po' strano. Un passaggio strano. È un altro totem strano. Sempre un totem nero strano. Gusci di insetti morti strani. Ombra strana. Sostanza strana arancione. Vermi strani. Moschine strane. Avete tipo delle mandibole strane. Molto contorta e strana. Parecchio strana. Uovo strano nero. Tre simboli strani. Vedete, c'è una figura strana. Una strada strana. Questa stanza qua però è comunque completamente vuota. Che strano. È una cosa un po' strana. E c'è questa entrata strana. Un altro di quei oggetti totem strani. Sacche strane con il fluido blu.